essere. TG Bassano, ecco una selezione di alcune tra le principali notizie che abbiamo trattato nel corso della settimana. Una briciola oggi, una briciola domani. Esattamente come fa una formichina, un dipendente di un'azienda orafa di Cassola aveva trovato il modo di portarsi a casa un po' dell'oro che gli passava sotto mano. Sostituiva infatti con argento pochi grammi di oro alla volta al momento di fondere il prezioso materiale, poi nascondeva quel che aveva asportato e lo fondeva in un secondo momento. Ma l'oro, si sa, ha un certo valore anche al grammo e i quantitativi mancanti cominciavano a diventare importanti per l'azienda, che si è rivolta ai carabinieri. C'è stato un titolare di un'azienda orafa di Cassola che ha pensato nel luglio dell'anno scorso di rivolgersi a noi avendo notato dei notevoli manchi all'interno del suo processo di lavorazione, a manchi che nonostante una notevole riorganizzazione industriale anche con acquisto di macchinari comunque non cessavano, motivo per il quale abbiamo cominciato a sospettare effettivamente di un operaio infedele. Militari e titolare hanno passato al setaccio i video delle telecamere di sorveglianza, scoprendo quel che il dipendente infedele faceva con una certa regolarità. Abbiamo cominciato a scansionare un po' l'attività dell'azienda, ovviamente con la collaborazione del titolare, per capire se si potesse trattare appunto di una persona all'interno oppure di una serie di furti effettuati con estrema abilità. Quello che ci è risultato invece è stata una modalità fraudolenta di un dipendente che riusciva a sottrarre diverso materiale prezioso proprio dall'azienda. Alla fine il dipendente è stato fermato all'uscita dal laboratorio con un lingottino, si fa per dire, di oltre un etto d'oro in tasca. E in casa gli sono stati trovati gioielli e lingotti per un valore di 80.000 euro. Il titolare della DB ha subito allontanato l'infedele, ma conferma che questo genere di azioni possono anche andare a intaccare la solidità di un'azienda. Queste cose devono essere evitate da parte dei collaboratori delle aziende, tanto in quanto prima mettono in difficoltà le aziende, perché nell'arco del tempo, con le difficoltà già intrinseche al nostro mestiere, e in più la mancanza continua di materiale, quindi di denaro, ti porta anche ad impoverire l'azienda. Una vicenda simile può ferire anche l'uomo che c'è dietro l'imprenditore. L'uomo rimane molto male, l'uomo va in crisi quando vede queste cose. Io faccio questo mestiere da più di 40 anni, non possiamo venire in azienda immaginando che ci siano persone infedeli o con il sospetto o con il timore che ci siano delle persone infedeli. Vivremo malissimo e lavoreremo malissimo. Entra in pasticceria direttamente con l'auto. Momenti di paura ieri sera in piazza Firenze in città quando una Lancia Musa guidata da una 79enne bassanese ha sfondato la vetrina, come vedete dalle immagini, ed è finita contro il bancone del locale danneggiando gli arredi. Fortuna ha voluto che in quel momento la pasticceria fosse già chiusa e dentro non si trovasse nessuno. All'origine pare una manovra sbagliata. L'anziana stava cercando di parcheggiare ma avrebbe perso il controllo del veicolo provocando il disastro. Illesa la conducente, sotto shock, sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il locale e l'auto togliendo tutte le parti pericolanti e la polizia locale per i rilievi dell'incidente. Quello di Friola è un incrocio trasformista. Nelle ore più calme arrivano all'intersezione fra le strade provinciali 51 e 54 a due passi dal ponte sul Brenta, poche auto e una manciata di camion. Ma nelle ore di punta la situazione si fa davvero caotica, con incolonnamenti e disagi per automobilisti e trasportatori, per non parlare di residenti che sono proprio stanchi di convivere con questa situazione. Uno di loro ha deciso di prendere il telefono e di chiamare Rete Veneta per segnalarci quel che accade a Friola e noi siamo andati a verificare. Qui c'è un traffico, specialmente quello di punta, che è enorme. Il residente ricorda come lo svincolo sia stato teatro nel corso degli anni di molti incidenti, alcuni di quali davvero spettacolari. Purtroppo ci sono stati più di qualche incidente. Sono state coinvolte un pullman con i ragazzi a bordo, che poi sono dovuto aspettare sempre a bordo che arrivi da Vicenza l'altro pullman per portarli su a scuola. Sono state coinvolte un camion e più auto. Il signor Cecconello chiama in causa tutti gli enti che a vario titolo possono essere coinvolti nell'individuare una soluzione. Certo che con gli enti preposti. Qui siamo sopra un fosso del demanio dove siamo solo noi che è coperto. Magari col demanio oppure con un consorzio di bonifica e con l'accordo della provincia, perché qui la strada provinciale e altri enti che magari hanno
le progettazioni lo sanno di chi è la proprietà, si potrebbe arrivare a trovare una soluzione. Ma quale soluzione propongono i residenti? Una è quella di fare anche l'allargamento qui e fare una rotatoria. Grida il nome della moglie, poi lo sparo. Sono le 6 del mattino, una scena agghiacciante davanti agli occhi della donna. Nel giardino della loro abitazione di Liedolo, di San Zenone, il marito, 60 anni, pensionato, si era appena sparato un colpo di pistola dritto al cuore. Nessuno scampo per lui, l'arma accanto al corpo. A ritrovarla i sanitari del suo 118 di Crespano, allertati dalla moglie, disperata. I carabinieri stanno cercando di capire le cause di questo gesto, non escludono nulla, a cominciare da una possibile situazione economica difficile e poi tante domande. Soprattutto perché quelle ultime parole, urlando il nome della compagna di una vita. Una vicenda che ha lasciato tutto il paese sotto shock e nessuno si sarebbe mai immaginato un gesto simile da questo pensionato, in apparenza sereno e gioviale. Tranquillo, lui si metteva su un angolo, proprio pacifico, proprio persona un po' strana, un fatto del genere. L'estate sta arrivando, o almeno così si spera, e la Tura se ne va. Parafrasando una storica hit estiva, la città prende atto dell'avvio della dismissione della Tura, ovvero il terrapieno che permette alle ditte che stanno effettuando il restauro del ponte di lavorare all'asciutto. Oggi sono arrivati in Riva al Brenta i tecnici del Genio Civile per le ultime formalità di rito. Poi si potrà finalmente partire con i lavori di smantellamento della struttura. Oggi è un giorno particolare perché praticamente i lavori sono finiti per questa metà sinistra del fiume. È un grande risultato che è stato molto sofferto, come è noto, ma è assolutamente convincente. Le operazioni si preannunciano spettacolari e parte dei massi presenti nel terrapieno verranno utilizzati proprio nell'alveo sotto il ponte. È un lavoro relativamente rapido, nel senso che parte del materiale verrà posizionato sul fondo dell'alveo, che lo vedi, in questo momento lo vediamo depresso di circa 2 metri, in maniera da ricostituire il piano stabile del fiume. E una parte verrà portata via. Fin qui tutto bene, ma ora cosa accadrà al cantiere del ponte? Il prossimo passaggio in fiume è pianificato per il prossimo Natale e ci vedremo l'altra metà dei lavori in alveo con la Tura spostata in destra stavolta. Lavorerà fuori acqua, sì, a livello del ponte, sui coperti e sugli elementi da sostituire del ponte, quello più visibile, sì, quello camminabile. Prima la siccità, poi il freddo fuori stagione e ora le piogge. Il clima impazzito di questo 2019 sta falcidiando le api, che muoiono a migliaia negli apiari di tutto il Veneto, mentre nei telai delle arnie che dovrebbero traboccare di miele ora non c'è proprio nulla. Questa è la situazione delle api in questo momento. Maggio, ma anche i mesi precedenti, stanno distruggendo gli alveari. Questo clima impazzito sta facendo danni enormi. Noi siamo venuti a vedere un apiario da vicino per capire cosa sta succedendo. In questo momento la situazione è drammatica, drammatica perché siamo partiti da un febbraio-marzo asciutto, molto asciutto, per non dire quasi arido, no? E che non ha influito l'emissione da parte dei fiori del nettare. E poi è seguito un aprile e maggio disastroso con tutte ste piogge. Le api non trovano alcun nutrimento nelle loro ricognizioni e gli apicoltori devono nutrirle con sostanze zuccherine per non farle morire. Non trovano assolutamente niente. Le api, anzi, hanno bisogno di mangiare, di nutrirsi, perché all'interno di un'area in questo momento ci sono 70.000 circa api e hanno bisogno di mangiare. Gli interventi degli apicoltori spesso non bastano e si arriva a morie devastanti per gli alveari. In alcuni apiari della zona ci sono state delle morie del 30-40% di arnie intere. E se perderemo le api, ecco cosa potrebbe succedere. Senza le api, non so io che lo dico, ma dopo 4 anni che è scappata l'ultima ape, l'uomo è destinato a scomparire o a morire, insomma. No. Non resta che sperare nell'arrivo della bella stagione, con le fioriture e temperature più miti. Ma quel che sta accadendo è il termometro di una situazione che rischia di sfuggirci definitivamente di mano.
il sindaco di Bassano a un certo punto si è trasformato nelle limosiniere del Papa Cardinal Krajewski. Per sua fortuna non è dovuto scendere in un tombino per riattaccare il contatore, ma poco ci è mancato, perché incredibile, l'azienda elettrica ha tagliato per termini scaduti la luce di cantiere del Tribunale Nuovo, le pompe si sono fermate e con il maltempo questi sono i risultati: acqua nei locali, nei passaggi comuni, lungo le scale, persino sui muri. Vedere un edificio nuovo conciato così è perlomeno irritante per i cittadini. Martedì scorso, racconta l'amministrazione, i tecnici comunali hanno eseguito l'allaccio all'energia del palazzo del Tribunale Vecchio e tutto è tornato in funzione anche al nuovo. Ma l'episodio è tipicamente italiano, con risvolti del tutto grotteschi. Certo, fa sapere il sindaco, tutto questo non sarebbe successo se lo Stato italiano si fosse comportato in modo normale, non chiudendo un tribunale appena costruito, lasciandolo abbandonato con una funzione tutta da stabilire. Ma non averlo utilizzato è un conto, lasciarlo in carico al comune per lasciarlo andare in malora è un altro. Qualcuno riaccenda la luce sul tribunale di Bassano, non solo in termini pratici, ma anche metaforici. Pronto a decollare il settore giovanile del bassanese grazie ad una firma fra le due società calcistiche, l'FC Bassano 1903 e l'Atalanta Bergamasca Calcio, un accordo triennale rinnovabile che prevede la nascita a Bassano del primo e unico centro tecnico Atalanta per far decollare il movimento calcistico all'interno del comprensorio bassanese, dando lustro a quel progetto di collaborazione con le altre realtà calcistiche, Angarano, San Vito, Marchesana e Cabaroncello. Noi vogliamo dare ai ragazzi che nascono con un talento la possibilità di coronare il sogno di diventare un calciatore professionistico. In questo momento Bassano si è appoggiata, penso, alla prima società giovanile a livello italiano e una delle prime a livello europeo, che sa come far crescere il talento e sa dare ai giovani prospettiva sicuramente un futuro importante. Attorno al tavolo anche Luciano Pelosin, chiamato alla responsabilità dello scouting atalantino per il Triveneto e ad assumere il ruolo di coordinatore per il nuovissimo accordo. Boris Margotto, responsabile nazionale scuola calcio società affiliate 90 per la precisione con l'Atalanta, che ha parlato di come non sia importante ciò che si trova, ma i progetti futuri da mettere in campo in una sinergia di azioni. Con lui anche il responsabile delle attività di base della formazione tecnica dell'Atalanta Bergamasca. La storia di Bassano, indipendentemente dalle vicissitudini societarie, è una terra e ha una storia che parla, insomma, per cui anzi siamo contenti di aver avuto questa opportunità, perché siamo convinti che sia una terra calcisticamente e umanamente di qualità. Io non ho creato né barriere architettoniche né niente, è stato fatto praticamente una limitazione, un po' una regolamentazione, ecco. Così l'assessore Bertolin definisce quello che noi abbiamo soprannominato il paletto della discriminazione. A posto dal comune di Marostica all'ingresso del cimitero permette l'accesso in auto ai disabili solo in determinati giorni e orari, impedendo soprattutto agli anziani che andavano quotidianamente a portare un fiore sulla tomba dei loro cari di recarsi al Camposanto quando vogliono. Ricorderete senz'altro. Invece il mercoledì io sono venuta qua, non posso camminare, ma non posso venire mai perché ho anche l'invalidità. C'è un po' di rabbia per questa cosa. Come nervoso. Per lei questa cosa pesa? Non sta a dirmi, ma quando mi sono morto mio nipote sei sempre qua. Non posso entrare. Non può entrare perché c'è questo paletto. Mi tratta come pensi da te. Mio marito si è malato, e dico la verità, perché è preso un esaurimento che tutti i giorni continua a piangere e dire: non posso andare a trovare mia figlia. Avevano espresso tanta amarezza al nostro microfono. Noi, come promesso, siamo stati a chiedere spiegazioni all'assessore Renato Bertolini, che ci ha dato una notizia in anteprima. Noi come amministrazione abbiamo pensato di comprare, anzi l'abbiamo già comprata, una macchinina elettrica tipo quella del Golf. Adesso stiamo attendendo praticamente una persona che la possa guidare, un socialmente utile, in modo da fare questo servizio. Per accompagnare le persone che non possono camminare fino alla tomba. Esatto, brava. Questa macchinina ha anche dietro la possibilità di caricare un vaso di fiori o dei fiori in modo che vengano agevolate. Ecco. Loro dicono, sentiamo cittadini un po' di serie B. No, non è vero, perché sono in carrozzina anch'io, io posso capire le persone, però cerco di aiutarle e abbiamo pensato a questa soluzione, che vengano a trovarci, che vediamo di trovare una soluzione. Noi torneremo a vedere intanto se la macchinina sarà attivata.
La macchinina c'è, è la persona che bisogna trovare. Ci diamo quanto? 2 mesi di tempo? Speriamo, dai, penso di sì, adesso ci confrontiamo anche col sindaco in giunta e dopodiché vediamo, insomma, ecco, grazie. 2 mesi di tempo, dunque, vedremo se le cose saranno migliorate al cimitero di Marostica. Ehi, ciao, ma che bel cane, come si chiama? Ciao, si chiama Graspa. E di che razza è? È un pastore nero dell'asilo. Sapete, è la mascotte del commissariato di polizia. Allora andiamo a vedere come funziona un commissariato di polizia. Ciao ragazzi, ci troviamo presso il commissariato di polizia di Bassano del Grappa. Buongiorno dottoressa Peruffo, di cosa si occupa precisamente la polizia? La polizia si occupa di prevenire, di aiutare, di tutelare le persone, i ragazzi, i giovani, le persone anziane soprattutto, e siamo chiamati in caso di soccorso, siamo anche chiamati per cercare di reprimere il proseguimento di reati, di azioni delittuose che possono accadere nella nostra città. Come si diventa poliziotto? Allora, si diventa poliziotto tramite un concorso pubblico aperto ai cittadini con dei requisiti, bisogna essere maggiorenni e si può entrare come agente di polizia, come ispettore, quindi i famosi detective, e come commissari, come il famoso Montalbano. Quando è che è necessario chiamare la polizia? Beh, allora, quando si chiama il 113, quando si è in pericolo o anche quando si ha bisogno di aiuto. Noi molto spesso riceviamo le telefonate di persone che magari sono da sole, si sentono che magari hanno paura, che magari pensano di compiere dei gesti di autolesionismo, cioè, e quindi noi interveniamo in qualsiasi momento. Le volanti sono 24 ore su 24 sul territorio di Bassano e 365 giorni all'anno. Grazie dottoressa per la sua disponibilità. Noi ci vediamo sabato prossimo, continuate a seguirci. Questa era una selezione di alcune tra le principali notizie che la nostra redazione ha trattato nel corso della settimana nel nostro territorio. Grazie per averci seguito. Al Cerino della Lissinia nasce un formaggio di affinato naturale lavorato con panna. Provalo da Cherubin a 12,90 € al chilo. Inoltre, salame felino Parma IGP a 9,90 € al chilo. Le previsioni per domani. Cielo da molto nuvoloso a coperto, con precipitazioni da sparse a diffuse. Le temperature minime sulle zone montane aumenteranno, su quelle pianeggianti saranno stazionarie e un leggero calo. Le temperature massime diminuiranno, in modo più sensibile, sull'alta pianura. Da Cherubin, specialità equine senza conservanti chimici, a 19,90 €. Speck Trentino, da 13,90 € al chilo. E pane cotto a legna, da 3,90 € al chilo. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.